un aggiornamento anale. Godere dei propri spazi è fonte di gioia, quindi sì, ho troppa roba e molta di questa verrà eliminata, ma sono accadute delle cose nel frattempo. La cassettiera giace lì. Qua ci sono dei cementi atti alla cementificazione. Qui c'è pulizia in corso. Schifezze sul tavolo, ma attenzione. Ho spostato anche il terzo scaffale che era nella stanza di là. E ciò mi dà una gran gioia perché, due punti aperte le virgolette, ho potuto mettere anche questi volumi che erano più alti di IKEA. Ho posizionato questa oggettistica qui che è, diciamo, in corso di riparazione, sistemazione, futuri video e se ne deve andare. Questi sono attrezzi che metterò pian piano lì e forse anche qui. In realtà il progetto qui era di creare un tavolo, un tavolino per metterci le cose, ma vedremo cosa fare, vedremo. Questa cassettiera penso che se ne andrà direttamente a fare in ano senza passare dal via. Quindi con un singolo lancio di dadi andrà a fanano senza passare dal via. Qui ci sono pezzi di panda che devo gettare. Una scatola, una busta di spazzatura di plastica differenziata, maledizione al Greta. E poi cos'altro? E poi c'è da sistemare qui perché adesso c'è lo spazio. C'è finalmente spazio. Non ci sono più gli scaffali, le pareti sono libere. Vedrò come sistemare questa zona. Devo liberare questo tavolo da queste piccole porcherie sparse. Non ho più scatole IKEA, il che mi opprime. Opprime la mia mente e la mia psiche è oppressa da questa mancanza di scatole IKEA. E quindi, che cosa dire? C'è la possibilità di inserire una tavola di legno in queste fessure anticamente predisposte per inserire una tavola che poi scorre in giù e va qui. Qui sotto. Potrebbe essere un supporto per mettere dell'oggettistica pure qui. Ma vedremo. Questo neon penzolante per adesso è così, ma più in là vedremo. Potrebbe essere spostato più in qua. Qui sopra devo togliere quelli che sono scatoloni, polistirolo e un sacco di spugna. Letteralmente ho un sacco di spugna. E poi si tratterà di pulire queste roba che deve uscire di qua. E questa è roba che va sistemata di là. È rimasta poca roba, mega trasformatori giganti, un UPS di dubbio valore, un agitatore, un contenitore di Evaporust, delle cassettine di munizioni vuote e un paio di altre scatole lì sotto, una pentola vecchia piena di pezzi di metallo, un contenitore con componentistica varia, viti e stronzate che porterò subito di là per levarlo dal cazzo. Questo lo porto già di qua e per adesso lo sbatto qua. Ecco. Qui si è liberato ancora dello spazio. Ho spostato i cassettini da sotto, che vuol dire gobba per prenderli, a sopra, che vuol dire comodità e visione. Visione immediata del contenuto. E io direi che questi quattro servono per gli attrezzi, perché se no dove li metto? Le seghe, i seghetti, i segacci. La levigatrice, che cazzo è sto? Dove le metto tutte queste robe? Vanno messe per forza lì. Qui sotto ci andrebbero un paio, due o tre scatole IKEA. Quella sicuramente non la lascerò a terra perché in caso di allagamento mi si arrugginisce ancora di più. E quindi vedrò. Siccome ho alcune di queste, ho quattro di queste, e quattro di queste in teoria fanno una scatola IKEA. Quindi potrei svuotare una scatola IKEA e mettere le cose in questi quattro cazzetti. Ma ci sono delle scatole che vanno vuotate perché c'è roba di consumo che ho tolto dal cazzo per fare i lavori. Quindi di sicuro qualche scatola IKEA salterà fuori. E questa è una breve introduzione su come sta andando la sistemazione del laboratorio infinita. Questa scala non mi serve più, se ne andrà a fanano.
Ma fa nano perché ho questa più piccola, che basta e avanza per fare cosette qui. Questa scala basta e avanza, e poi se vogliamo anche questa qua enorme, che serve per salire sul soppalco e scaraventarsi su quel maledetto materasso e dormire il sonno della morte. Ho appena avuto un'idea malata, molto malata, e l'idea è questa. Ecco l'idea. Posso segare in due, segare queste staffe da 2 metri, ottenere 4 staffe da 1 metro e installarle qui, imbullonate tipo qua e qua, in modo da non smontare lo scaffale, da non fare cazzo. Oppure potrei appoggiarle qua, ma non ci arrivo a 1 metro sicuramente. Potrei provarci. E quindi potrei montare altri 2 ripiani e alzare ancora di più e ottenere ancora più spazio, ancora di più, perché ho proprio 2 ripiani che mi sono avanzati, 2 di questi, ed è ciò che farò. Segherò in 2 queste sbarre, ottenendone 4. E infatti sono 2 metri esatti, e quindi io a 1 metro segherò qua. Ecco dove segherò. Io sego, le sego, e fa un freddo boia, quindi vi beccate il cinebasto a palla. Occhiali, guanti, protezioni di ogni tipo, e seghiamo. Segare sarà un inferno. Perfetti, perfetti. Adesso faccio l'altro. Segare. È importante segare. Perfezione. La totale perfezione. Sbavature da pulire con una lima, ma io me ne fotto. E ora vediamo se riusciamo a metterlo lì. E per fare ciò prima metterò gli scaffali e creerò una struttura che poi appoggerò lì. Qui ci andrebbe anche appoggiata così all'interno, ma lì no, perché qui sbatte, quindi qua devo scendere di tre cazzi, perché poi lì ho la merda. Praticamente ci entra un solo scaffale, si può dire. Sì, gliene metto 2, però a fanculo, scenderò a 3. Faccio un segno del cazzo. Un segno del cazzo con il cacciavite che non, con il coso che non funziona. Vaffanculo. Ora so già che succederanno catastrofi. Catastrofi immani. La prima cosa.
dobbiamo spanare questi buchi. E lo faremo con una punta Bosnia-Herzegovina. Guanti non si può lavorare, ovviamente questo non sta in piedi. Al culo! 1, 2, 3. Ne ho solo 3. Bene, siamo rovinati. Ah, 4, 5. Sarà atroce. Beh, così è un po' di fattibile. Girarsi il dado, vediamo se si riesce. Tutto procede secondo i piani, il che non va bene. Se questo deve scendere di 3, io l'altro ripiano lo metto. Ma io forse riesco ad andare IKEA compliant pure qua. Mi serve una scatola IKEA per fare la misura. Poiché questi sono modulari, e due di questi... Perché non escono? Perché non escono? Porca troia! Fanculo! Dicevamo... Due di questi fanno la profondità di una scatola IKEA e due sopra fanno l'altezza di una scatola IKEA, grazie alla loro modularità. Io con due di questi posso ottenere una misura e quindi il prossimo scaffale lo metterò qua e avrò la IKEAizzazione e quindi sarà messo qua. Le scatole IKEA vincono. Le scatole IKEA sono la gioia di vivere, la gioia della vita. IKEA. Ora vediamo se riesco a togliere il cazzo questa roba. Questo non serve, questo non serve. E questo lo metto qua. Così. Ecco fatto. Bene, bene. Siamo veramente sicuri che c'è una scatola IKEA? Io non credo, non credo. Io non credo. Ma noi intanto stringiamo. Ecco, così lui sta. Dopodiché prenderemo la misura. La misura di una scatola IKEA. Anzi, di uno scaffale. Ed è 28,5. E abbiamo 31. Va benissimo, vittoria. E un po' di più perché devo andare in appoggio. A questo punto gli metto anche quelli sopra e vaffanano. Li metto così, siamo a posto. Ah, devo bucare anche, no, mi basta bucare qua, dovrei bucare anche i laterali, ma me ne sbatterò. Dunque devo stringere con rabbia, con la rabbia, con odio e rabbia. Ecco fatto, la rabbia vince. Ora abbiamo finito i bulloni grossi, li
domando perché io me ne ricordavo migliaia, ma non ne ho. Ah, invece sì. Invece ho un'altra scatola con bulloni. Eccola. Quindi un altro finisce qui. Stessa cosa di qua. Fantastico, abbiamo vinto, abbiamo costruito una prolunga. Vittoria. Ora con rabbia noi questo lo dovremo mettere lì sopra e sarà una devastazione. Abbiamo un bullone enorme e gli altri purtroppo sono i bulloni a cazzo di cane, quelli degli scaffali normali, quindi saremo costretti a odiare profondamente l'umanità. Eh sì. Non c'è molto da fare purtroppo. Vediamo se ne trova in giro, ma non credo. Vedete come oscilla? Questo non sa da fare, non sa da fare. E quindi dobbiamo mettere anche i bulloni qui. Perché sennò non è una cosa buona. Non è una cosa buona. E quindi devo prendere le viti cagata, cagata corporation, e devo usare per forza questo. Dopodiché deve prendere la punta cazzo di cane, che non sto trovando più, che era qui sopra, che avevo messo qui sopra. Dove cazzo l'ho messa? Sparita. Niente, sparita, scomparsa. L'ho messa qui per metterla qui. Si è annullata, è completamente scomparsa. Pazzesco. 10 secondi ed è sparita. Ma come cazzo è possibile? Come cazzo è possibile, dico io? Allucinante. Comparsa. Ok, vite, potenza 11 e spaniamo. Punta è qua, vediamo se sparisce. Stiamo detenendo la vittoria. L'ultima che sarà sicuramente un inferno, poiché è l'ultima. E infatti, invece abbiamo vinto. Abbiamo vinto, vittoria, scaffale, pressoché inamovibile.
da pulire. Questo è il minimo. Bordi taglienti, ma me ne fotto. Adesso viene la parte complicata. Ora devo svuotare queste cose, togliere dal cazzo e mettere lo scaffale. Quindi useremo il tavolo come supporto per oggetti. Porco, fanculo. Questo scaffale che si muove, anzi che si muove. Magari ora faremo qualcosa per renderlo meno torcente. C'è un momento torcente. Si torce, vercinge, si torce. Alimentatore unale doppio. Mistero, mistero. Misterco. E adesso scala e bestemmia. Questo mi sa che romperà il cazzo, quindi conviene, se riesco, toglierlo. Ecco, tolto con tutto il chiodo, voglio fare in culo. Mentre l'orologio, che tra l'altro non sta funzionando, vi troveremo un posto a questo orloge. Ora sarà un inferno qua con i bulloni, sarà un inferno, io già lo so, sarà un macello. Ah, ma poi è fissato al muro, quindi è solo qua che balla. Ma allora vaffanculo. Adesso sono cazzi totali, perché devo sollevare questo fino a su e portarlo in alto. E come farò? Non lo so, non ce la farò mai. Morrò. Ma lui non si appoggia. Certo, perché non ci va. Quindi devo. Come cazzo devo fare? Ok, così, e poi devo allargare questi, infilarli prima di qua, infilare quello, raddrizzare, non ce la farò mai. Oio. Però non sta, perché serve una vita. Ora io ci infilo questa, però ecco, e allora ci infilo questa, solo che devo far passare questi da questa parte e non passano. Ecco, la vite se n'è andata un po' al culo. Quello però non passa. Allora, qui ci metto subito un bullone per tenerlo, perché mi casca in testa. Ecco. Così perlomeno di qua tiene. Poi, di là me ne sbatto. Qua. Ora io qua piccare anche questo di qua. Sì, ce l'ho fatta, sì. Ce l'ho fatta, ma è storto. Vuole la violenza. Sì, va bene. Qui sopra ci metto il pirlo. Devo prendere lo strumento di persuasione. Devo persuadere. Va bene così.
saltate con un pugno, sono riuscito a piegare lo scaffale. Ma questi scaffali sono fatti di merda. Di merda prestata. Sono scaffali di sterco. Allora, vediamo come funziona la situazione viti. La situazione viti è che devo bucare, perché sennò non terranno mai. Ah, qua è perfetto. Cominciamo. Noi cominciamo. Perfetto. E qua sono in appoggio. Ho vinto. Perfetto. Vittoria. Vittoria socialismo lui. Bestiale. È stata una vittoria bestiale. Bestiale. Questo sta, quello sta. Lo potrei anche lasciare così e vaffanano. Vaffanano. Meraviglia. Gioia di vivere. Sto pensando che... Sì, va bene così, me ne sbatto. Spanata la vite, bene così. Ale, ora qua ce ne sta un'altra. Io ora metto viti dove capita. Perfetto. Qui ci entra. Ma io cafutto. Allora, prima pratichiamo la simmetria. Qua, non so perché, non ci entra. Se noi forziamo con una violenza inaudita, con uno strumento atto ad offendere. Allora, proviamo con questo. Se io offendo così, lui ce lo faccio entrare, ti è. Ecco, non esce più. Ma vaffanculo a me stesso. Vai a fare in culo a me. Ma perché non esce più? Qual è il cazzo? Io non esce più. Ogni scoscio. Questa è la vita del cazzo. Usiamo la violenza inaudita. Usiamo la violenza, rapida, l'odio vince. Usiamo la violenza. Questa vita è rimasta lì forever. Rimasta per sempre. Sempre quei mezzo me. Oi, pazzesco. 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 Allora vuole veramente mettere alla prova oggi. Oh, maledetto.
Ora abbiamo uno scaffale che si flette. Lo fisseremo lì sopra in qualche modo. Va bene. L'abbiamo già fatto una volta. Lo faremo ancora. Nei secoli dei secoli. Amen. Potrei aggiungere altre due viti dietro, ma ho deciso che me ne sbatterò. Me ne sbatterò il cazzo, nonché le palle. Me ne sbatto totale proprio. Total sbatto. Come potete osservare, siccome questa è un'abitazione di merda, la parete qua dietro non è dritta. Diciamo che la base è roccia, è questa roccia che si intravede qua dietro. E la parete è dritta, ma non posso accostare lo scaffale come vorrei. Quindi qua è a filo. Qua purtroppo è discosto di una decina di centimetri. E non c'è niente da fare. Io un tempo ebbi una zeppa di legno gigante tassellata lì che reggeva questi scaffali, perché erano messi in un altro modo, vabbè. Però sinceramente mi rompe troppo il cosiddetto membro rimettere una zeppa di quel tipo. Mi dà fastidio all'anima, e quindi non lo farò. Non so cosa farò, perché al momento lo scaffale è fissato solamente da questo lato con una misera vite del cazzo qua tassellata qui, che vabbè regge, fa sì che esso rimanga attaccato al muro anche se si muove un po', ma me ne sbatto, perché comunque questa superficie è piana, lui appoggia sul piano. Farò un buco, metterò un tassello e con del fil di ferro aggancerò la parte questa qui, la aggancerò al muro con del fil di ferro e vaffanculo. Eccoci alla resa dei conti, al mostro finale. Togliamo questo e lo mettiamo qui nel cassetto delle viti, così non lo perdiamo. Ora pianterò questo enorme tassello con una punta di dimensioni, come abbiamo già detto, Bosnia-Erzegovina. Fatto di merda, come vedete, si è sfracellato appena ho appoggiato il trapano e cade la merda. Ok, buco fatto, terra dappertutto, avevo pulito, non è servito un cazzo, ogni volta succede un inferno. Il tassello ci nuota ovviamente, quindi avvitare questo farà girare un po' il tassello, già lo so. Perché è così. Prendiamo la punta, togliamo questa cazzo di cosa e avvitiamolo un po'. Ok, è entrato bene. Ora lì posso metterci il fil di ferro. Già mi sono rotto culo e anima. Che idee del cazzo che mi vengono veramente. Fanculo che lo faccio, non so che cazzo sto facendo. Fanculo. Va bene, non si muove più. Ottimo. Fanculo. Ora devo togliere tutta sta merda. Cazzo la metto. Bene, è chiaro che è finito così e vaffanculo. Cazzino lì, vaffanculo. Cagate inutili. Metto sopra, sempre se non cado dalle scale. Ma guarda, questo metto qua. Ho già rotto i coglioni. Questo lo metto qua, mi ha rotto il cazzo, ecco fatto. Questo lo metto qua, mi ha rotto il cazzo anche lui. Questo se lo metto lì me lo dimenticherò per tutta la vita, quindi no, lo lascerò qua. Ora faccio questo che vedremo in un prossimo video. Ma sì,
lo sbatto qua e se ne va via dai coglioni. Analizzatori di spettro analogico vintage, lo sbatto qua della Atten, è un inutile digital timer, conta impulsi e vaffanculo, e adesso lo metto qua. Come vedete ho spazi, posso mettere un'altra cosa, posso mettere lo scanner della Xur che avete visto in un mio precedente video, può andare perfettamente qui. Perfetto, vittoria, vittoria. Mi sa che ho raggiunto la fine, perché sono un uomo finito, sono finito. Qua è ancora da sistemare un po', molte cose vanno tolte, eliminate, alcune vanno razionalizzate, gli spazi vanno un attimino rivisti, ma le cose sono pressoché a posto. Qui andrà pulito e sistemato, ma ora posso farlo finalmente perché il tavolo si libera, poiché qui abbiamo uno scaffale gigantesco, gigantesco, che arriva fino in cima e ha molto spazio libero, specialmente la parte in alto, quindi sono a posto, devo dire. Qui c'è ancora la cementificazione da eliminare, tutta questa roba di cementi va tolta o spostata, perché qui è libero e bello. Ci sono solo i cementi, c'è roba di cementi e cagate che vanno tolte, c'è un neon che pensavo di mettere qui ma non ci sta appoggiato qua, quindi non so cosa farne, vedremo. Vorrei mettere una scaffale lì e vedrò se riesco a fare questa cosa, ma non è che serva molto, però può essere utile. La cucina va sistemata. Qui servirebbe un mobiluccio o uno scaffale, pensavo di fare tipo una L, però potrebbe dar fastidio alla vita, quindi non ne sono del tutto sicuro. Il tavolo è ormai libero, c'è solo da pulire, eliminare le troiate, quelle poche troiate che sono rimaste. Il bagno è diventato un ricettacolo di legname di vario tipo, anche questo andrà spostato e o eliminato, perché la doccia è funzionante, quindi ha senso che la doccia funzioni. Dovrò sostituire questo maledetto, sottolineo maledetto, scaldabagno, perché è rotto proprio lui, socialismo lui, vedete gocce, ma le gocce come vedete vengono da qua, perché escono da qua. A meno che la perdita non sia qui. Devo rismontare tutto, ma io dubito che la perdita da qua salga e per poi cadere qui, perché l'acqua tende a scendere. Secondo me, data anche la ruggine qua, è proprio spaccato lui. E io avevo chiuso l'acqua, ma evidentemente c'è della pressione che libererò. Quindi questo scaldabagno acquistato nuovo, ho perso lo scontrino perché sono un coglione e quindi non lo posso neanche riportare indietro finché non trovo lo scontrino che doveva essere da qualche parte qui, perché mi sono detto, ah, questo è lo scontrino di garanzia dello scaldabagno, adesso lo conservo in questo posto, e ovviamente è sparito. Va bene, questo è tutto, è finita, è finalmente finita. Ora devo solo mettere in ordine e levare dal cazzo più cose possibili, a partire da questi cementi, dopodiché aspirare tutta la polvere, scopettare, pulire questa superficie e liberarla come era un tempo, e magari sistemare quella parte lì perché è diventato un deposito di troiate, tra cui il gasbeton avanzato che mi sta veramente sul cazzo messo così, e quindi mi sa che pian piano toglierò anche questa roba, la andrò a eliminare o a spostare da qualche parte, perché non, cioè, sono sette mattoni di gasbeton che costano 3 euro l'uno, vaffanculo, a un certo punto vaffanculo, e quindi vedrò come fare. Detto questo vi saluto.